Grazie. Bene, buonasera a tutti. L'ordine del giorno reca le audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Camera 2160 Molinari e Camera 2307 Maggi in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Massimo Gandolfini, primario di neurochirurgia e psichiatria presso l'Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia. Le odierne audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. A tal proposito ricordo che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale ovviamente dovrà essere udibile. Avverto inoltre che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione del professor Gandolfini su questo punto, il quale non mi pare che sollevi obiezioni e quindi dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei il nostro ospite di contenere il proprio intervento nell'ambito di una decina di minuti per dar modo ai deputati di porre delle domande alle quali seguirà la replica dello stesso audito, che ovviamente potrà inviare, qualora non l'avesse già fatto, cosa che invece mi consta sia già stata fatta, alla Commissione un documento scritto, farlo pervenire successivamente alla segreteria. La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai medesimi attraverso l'applicazione Geocamera. Do quindi la parola a Massimo Gandolfini, primario di neurochirurgia e psichiatria presso l'Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia. A lei la parola, professore, buonasera e la ringrazio per essere intervenuto ai nostri lavori. Prego. Grazie Presidente, mi terrò nei limiti temporali che lei ha indicato. Allora, onorevole Presidente, onorevoli deputati, grazie per questa occasione che mi viene data per esporvi un parere tecnico-scientifico. La mia sarà una relazione prevalentemente, anzi quasi esclusivamente tecnico-scientifica, in tema di utilizzo a scopo ricreativo della cannabis e dei suoi derivati. Ritengo utile solo qualche brevissimo cenno di farmacologia di clinica. La marijuana è una sostanza psicoattiva che si ottiene dalle infiorescenze essiccate delle piante femminili della cannabis sativa. La principale sostanza psicoattiva in essa contenuto è il delta-9 tetraidrocannabinolo. Però vanno anche menzionati il cannabidiolo, perché se ne usa e ne parlerò in ambito terapeutico, e il cannabinolo. Oltre ai noti effetti sugli apparati cardiovascolare, respiratorio, riproduttivo, fertilità, particolare attenzione, anche per il risvolto sociale che implica, va posta a mio avviso sugli effetti psicotropi conseguenti al coinvolgimento del sistema nervoso centrale. Il meccanismo di azione del tetraidrocannabinolo è rappresentato dall'occupazione dei siti recettoriali propri sulle cellule degli endocannabinoidi, cioè dei cannabinoidi endogeni che produce il nostro stesso corpo, in particolare di quella che si chiama anandamide, mimandone con intensità molto maggiore gli effetti fisiologici. A livello del sistema nervoso centrale, i centri coinvolti dall'azione del tetraidrocannabinolo sono numerosi e sono le regioni che sono più ricche appunto di cellule con di neuroni con recettori cannabinoidi. In estrema sintesi, moltissime aree, mi limito a fare soltanto un elenco: i nuclei della base, il cervelletto, l'ippocampo, la corteccia cerebrale, il sistema dopaminergico, il nucleo accumbens, l'ipotalamo, il tronco dell'encefalo, l'amigdala, il midollo spinale e il nucleo del tratto solitario. In generale, quindi, il tetraidrocannabinolo interferisce con il normale funzionamento cerebrale che la letteratura denuncia come una lunga lista di effetti collaterali gravi: tachicardia, euforia, eccitamento, agitazione con perdita del controllo attentivo, nausea e vomito, instabilità posturale, difficoltà di concentrazione, difficoltà dell'esecuzione dei movimenti, soprattutto se fini, dispercezioni sensoriali, alterata percezione temporo-spaziale,
alterata percezione del proprio corpo fino alla cosiddetta depersonalizzazione, che è una vera e propria reazione psicotica. Gli effetti della cannabis sono dose dipendenti, ma risentono anche dell'assetto genetico del soggetto che la assume, secondo il consolidato principio della cosiddetta farmacogenomica, basato sullo studio di quelli che vengono chiamati polimorfismi genetici, per cui ogni individuo ha reazioni a farmaci, in questo caso a droghe, che possono essere molto diversi da soggetto a soggetto. Ci sono quindi persone più vulnerabili perché geneticamente predisposte e fragili, o persone più resistenti. Si può definire la cannabis una droga leggera? Questa è una terminologia che sentiamo molto nei mass media. In ambito scientifico va detto con chiarezza che non esistono droghe leggere. Le droghe sono sostanze stupefacenti e una sostanza stupefacente è e rimane una sostanza stupefacente. Forse chi ha pensato di coniare la definizione leggera ha voluto riferirsi al tema della dipendenza indotta da questa droga, intendendo che ci sono droghe con un rischio di dipendenza più alto rispetto alla cannabis, ma la cannabis rimane comunque una sostanza stupefacente psicotropa. Fermo restando che la dipendenza è una condizione plurifattoriale, quindi con fattori di natura biologica, metabolica, eccetera, non mi dilungo oltre, va detto che con la conseguenza che il rischio non è né generalizzabile né quantificabile a priori, ed è quindi da considerarsi potenzialmente elevato per ciascun individuo. A questo punto è utile chiarire due o tre aspetti. Come sostanza psicoattiva provoca dipendenza psicologica. Se utilizzata in modo abbastanza regolare per un periodo di tempo non particolarmente lungo, provoca anche dipendenza fisica e compaiono i sintomi di astinenza. Questa condizione costituisce un forte stimolo alla riassunzione e alla sostituzione con sostanze stupefacenti più attive e più violente. Inoltre, l'uso prolungato modificano sia la farmacogenetica che la farmacodinamica e spinge il soggetto a consumare quantitativi sempre più elevati per ottenere lo stesso effetto, oppure a cercare una nuova sostanza psicotropa più attiva, come ad esempio l'LSD, la cocaina o l'eroina. Sul piano clinico, a riprova che di fatto si è strutturata una vera dipendenza fisica, quantizzata nel 10% circa dei consumatori, c'è il fatto che l'interruzione improvvisa dopo un periodo di utilizzo assiduo e ad alto dosaggio provoca insonnia, agitazione, perdita di appetito, irritabilità, rabbia, aumento dell'attività muscolare e della aggressività. Se ne deduce quindi che la terminologia droga leggera è non fondata scientificamente e pericolosa per la cultura popolare diffusa, che viene indotta a ritenere che si tratti di una sorta di droga light non particolarmente dannosa. A questo proposito, signor Presidente e onorevoli deputati, voglio fare una precisazione, perché proprio in questi giorni se ne è parlato. Il 2 dicembre scorso, 2020, l'ONU ha accolto con 27 voti favorevoli e 25 contrari il suggerimento proveniente dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di riconoscere che alcuni derivati, e in specifico il cannabidiolo della cannabis, hanno utilità terapeutica e per questa ragione toglierlo dalla categoria delle droghe pericolose del gruppo quarto della classificazione dei narcotici, lasciando però ai singoli stati libertà assoluta di classificare la cannabis come ritengono opportuno, in totale autonomia. In che cosa consiste dunque il cambiamento? Considerato che la cannabis è utilizzata soprattutto come droga ricreativa, ma che contiene anche sostanze con azione farmacologica, al fine di evitare che la ricerca possa essere ostacolata dall'usare una sostanza proibita, si è proposto e deciso di non annoverarla nella stessa tabella nella quale sono presenti ad esempio eroina e cocaina. La rivista internazionale Journal of Bone and Joint Surgery, sempre di questo mese di dicembre, spiega con chiarezza questo passaggio che cito testualmente.
Considerato che al momento la crescita del sostegno pubblico e politico per l'uso della marijuana come trattamento medico sta superando la crescita delle prove scientifiche e nonostante le prove limitate, i composti a base di marijuana sono promossi come alternativa agli antidolorifici oppioidi che vengono oggi utilizzati nel trattamento del dolore corporeo, si rende necessaria una sperimentazione più approfondita. Purtroppo però la manipolazione mediatica ha lanciato il suo slogan, dannosissimo, perché lo slogan di questi giorni è: se può essere usata per motivi medici, vuol dire che la marijuana non fa poi così male e può essere usata anche per scopo ricreativo. In realtà il tema viene ripreso anche nel numero di novembre di un'altra rivista internazionale, Early Intervention in Psychiatry. Dice, leggo testualmente, l'uso della cannabis è un fattore di rischio per gravi malattie mentali, sebbene non colpisca tutti i soggetti nello stesso modo. Cannabis può essere dannosa per il feto? Gli studi condotti sugli effetti dell'esposizione prenatale della marijuana hanno escluso un aumento di patologie perinatali, ma hanno evidenziato effetti sullo sviluppo neuronale a livello della corteccia cerebrale e dell'ippocampo. Questo significa che sul piano clinico questi bimbi presentano deficit di apprendimento, problemi di socializzazione, turbo comportamentali che compaiono poi in età scolare, molto simili a quella che conosciamo purtroppo da anni e che viene chiamata sindrome alcolica fetale. Vorrei concludere con alcuni dati che secondo me sono impressionanti. Nel complesso, negli Stati Uniti dal 2016, anno della legalizzazione ad oggi, gli eventi negativi, e con questo intendo dire aumento del consumo della fascia di età 18-25 anni, aumento del numero di ricoveri in pronto soccorso per effetti legati alla sostanza, aumento del numero di soccorsi incidenti stradali dovuti all'uso della sostanza e contemporaneo aumento dell'uso degli alcolici, ad oggi sono aumentati del 31%. Vengono quindi elencati dannosi anche per la respirazione ed altri apparati. Concludo. Il report ESPAD 2019, European School Survey on Alcohol and Other Drugs, che ha monitorato il fenomeno dal 1995 al 2019 in 49 stati europei. La coorte studiata è 100.000 studenti in età fra i 15 e i 17 anni. E la ricerca per l'Italia è stata condotta dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Quali sono i risultati, signori onorevoli? L'Italia presenta percentuali di utilizzo di cannabis tra le più alte d'Europa. Gli studenti italiani che hanno utilizzato cannabis nell'ultimo mese sono il 15%, il 4,4% sotto i 13 anni. Francia e Olanda sono al 13% e sul fronte dell'utilizzo ad alto rischio siamo al 6,2%, che è il tasso più alto in tutta Europa. In generale, in Italia, i giovani che fanno uso di sostanze illecite è del 28% e siamo in Europa secondo soltanto alla Cechia, che ci precede con il 29%. Concludo. Ritengo possa essere utile esporre anche qualche dato scientifico circa il cosiddetto uso medico dei derivati della cannabis. Innanzitutto voglio farle loro presente notare che l'FDA americana ha consigliato di non utilizzare il termine farmaci per indicare i derivati della cannabis, perché medicalizzare la cannabis porta alla perdita dell'idea che si tratta di una sostanza pericolosa per la salute, quando assunta a scopo ricreativo. Non bisogna mai dimenticare che i derivati della cannabis interferiscono con un enzima che si chiama carbossilesterasi e col P450 indispensabili per il normale metabolismo umano. Ciò premesso, i derivati della cannabis, in particolare il cannabidiolo, possono essere utilizzati con indicazioni terapeutiche specifiche e rigorose. Vomito incorcibile, spasmi dolorosi in corso di sclerosi multipla e come cura compassionevole in alcune epilessie infantili, la sindrome di Lennox-Gastaut e la sindrome di Dravet. Cura compassionevole significa che non cura la malattia, ma che potrebbe attenuarne i sintomi negativi, l'esempio più comune è il riluzolo nella SLA. Si tratta comunque di un presidio di seconda scelta
rispetto a farmaci già utilizzati e già in commercio, come sono gli attuali possibili. Concludo. Non voglio entrare ovviamente nella disamina degli aspetti culturali e sociali implicati nel tema della liberalizzazione della cannabis, mi limito soltanto ad una considerazione. L'assunzione di droghe, e la marijuana è e rimane una droga, è il segno di un disagio esistenziale e psicologico che spinge il soggetto a fare di tutto per dimenticare ciò che lo fa non essere felice, fino a giungere all'autodistorsione. Piuttosto che soffrire, meglio non pensare, come dicono i giovani purtroppo oggi, annullarsi, sballare, costi quello che costi. Poi, scivolati in questa gabbia, il tutto peggiore, con l'insorgenza della dipendenza fisica che va ad aggiungersi a quella psicoaffettiva, creando quindi una vera e propria schiavitù. Così, sul sentiero della legalizzazione, si infoltirà il numero di vittime, si guardi che cosa sta accadendo con la ludopatia, ed aumenteranno i costi sociali di riabilitazione e reinserimento nel tentativo di contenere un male che abbiamo noi stessi di fatto promosso. Consapevole di non aver per nulla esaurito l'argomento in discussione, spero di aver dato un contributo circa un tema di grande delicatezza che coinvolge tutti in quanto cittadini, con l'aggiunta di una responsabilità speciale per noi medici e per voi politici, chiamati a fare scelte fondamentali per il benessere di tutti e in particolare di giovani e di adolescenti. Grazie signor Presidente, grazie onorevoli deputati. Grazie a lei professor Gandolfini, chiedo se qualcuno dei deputati, dei colleghi deputati voglia intervenire per porre dei quesiti. Ci sono dei colleghi collegati da remoto che per il momento mi pare non intendono intervenire. Al momento qui in aula c'è il collega Maggi che anche lui per il momento così, Presidente, non intende intervenire. Presidente? Sì. Sì. Ah, ecco. Presidente Perendoni, sono deputato Said. Sì, chiedo scusa perché non è la prima volta che mi collego da remoto, quindi non ho capito bene se c'è un pulsante per prenotarsi. Sì, ci dovrebbe essere... Vabbè, comunque prego. Ah, prego. Forse l'ho trovato, vabbè. Comunque, se è possibile, volevo fare una domanda. Sì, prego, onorevole Saitta, può anche attivare il video, sarebbe meglio che attivasse anche il video, se la connessione lo consente. No. Ok, non so se è attivato ora il video. Sì, a posto, adesso la vediamo. Buonasera, prego, onorevole. Buonasera, ringrazio il dottor Gandolfini per essere qui in audizione. No, io volevo solamente, ne approfitto dato che abbiamo un medico, per chiedere se effettivamente vi sono, quali sono gli studi, insomma, le fonti che diciamo, testimoniano il passaggio a droghe pesanti da assuntori di sostanze cannabinoidi che quindi poi passano a droghe pesanti, qual è questo queste fonti. E poi volevo chiedere, lui ha fatto, il dottore ha fatto riferimento a circa un 10% che ha dipendenze da sostanze cannabinoidi, e anche qui volevo chiedere quali erano le fonti di questi numeri, anche perché tecnicamente dovremmo avere circa 600.000 tossicodipendenti, mentre diciamo dai dati SERD non abbiamo questi numeri. E poi sempre sulla dipendenza, perché non mi è chiaro la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, perché il dottore affermava che non esistono differenze fra queste due tipologie di droghe. Allora io dico, tra i ragazzi è vero che vi è un diffuso utilizzo di cannabinoidi, ma ciò che utilizzano di più è il fumo di sigarette e l'abuso di sostanze alcoliche, quindi chiedo al professore se diciamo ritiene anche queste sostanze che dovrebbero essere vietate sia l'utilizzo che la commercializzazione, così come oggi avviene con i cannabinoidi per quanto riguarda la commercializzazione, e poi se ritiene per fini medici che andrebbe potenziato effettivamente diciamo l'utilizzo delle sostanze a base di cannabinoidi. Grazie.
Grazie onorevole Saita. Sì, buonasera onorevole Varchi, prego, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Io sarò davvero telegrafica, oltre a chiedere ovviamente al dottore Gandolfini se ha poi oltre al contributo scritto la possibilità di integrarlo con quegli argomenti che accennava in chiusura come non affrontati, diciamo, nel primo giro di interventi. Io poi vorrei chiedere sotto un aspetto, diciamo, chiamiamolo special preventivo, che è stato affrontato in chiusura del suo intervento, quali azioni, al di là dell'aspetto repressivo che ovviamente io condivido, quali azioni la società può porre in essere per limitare lo sconfinamento tra le cosiddette, anche se è un termine improprio, droghe leggere e le droghe pesanti ad opera dei consumatori, soprattutto i più giovani, che poi fanno sì che il prezzo pagato non solo da loro personalmente, ma anche dalla società, come si accennava appunto in chiusura, sia così, così elevato. Grazie. Grazie a lei, onorevole Varchi. Non mi pare ci siano altri colleghi che intendono intervenire. Professor Gandolfini, prego, a lei la parola. Professore, dovrebbe attivare il microfono per gentilezza. Grazie. Ecco, si sente, sì. Allora, i documenti in cui si prendono in considerazione le sostanze stupefacenti in generale sono documenti che sono stati approvati dall'ONU nel 1961, rivisti nel 71, rivisti nell'88 e l'ultima revisione è appunto del 2 dicembre del 2020. Qui sono state costruite delle tabelle. Nella tabella 1, che è quella, ripeto, diciamo internazionalmente riconosciuta e utilizzata, si parla di sostanze dannose e pericolose. Nell'elenco numeroso, ahimè, di queste sostanze, la cannabis, la marijuana e i prodotti della cannabis sativa, quindi cannabinoidi derivati, vengono stilati, vengono elencati insieme alla cocaina e all'eroina. Tenete presente che l'ultima revisione, prima di questa del 2020 di cui vi ho appena parlato, nel 2016, questo elenco della tabella 1 di sostanze dannose e pericolose, entro la quale è annoverata anche la cannabis, è stato approvato sostanzialmente all'unanimità, cioè con 193 voti su 193. Questa, diciamo, moratoria di un particolare derivato della cannabis, che sarebbe appunto il cannabidiolo, che data 2 dicembre del 2020, recentissima, questa moratoria è stata approvata con 27 voti favorevoli, 25 voti contrari e un voto astenuto, per dire che c'è stata una grossa discussione anche all'interno di queste commissioni. Ripeto però questo concetto che secondo me è molto importante. È bene che si vada avanti nello studio per valutare se questo cannabidiolo ha delle particolari capacità farmacologiche che possano quindi portare un aiuto benefico a sintomi incoercibili, appunto come il vomito, il singhiozzo, gli spasmi muscolari nella sclerosi multipla. Ma allo stato attuale, e lo dico perché è apparso un manifesto su un giornale online intitolato Il Riformista, nel quale si diceva che è un farmaco che cura le malattie come la sindrome di Lennox-Gastaut e la sindrome di Dravet, che sono due forme di epilessia purtroppo brutta, maligna, che riguarda i bambini, quindi l'epilessia infantile. Ecco, questa comunicazione, questa informazione non è corretta, perché purtroppo la sindrome di Lennox-Gastaut e la sindrome di Dravet non viene curata dal cannabidiolo, e il cannabidiolo viene utilizzato, si dice, per uso compassionevole. Siccome mi rendo conto che il discorso è molto tecnico-scientifico, voglio dire un evento che probabilmente cade di più nell'esperienza delle persone comune. Noi conosciamo, credo tutti più o meno, conosciamo delle persone che sono purtroppo affette dalla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. La SLA è una malattia incurabile, di SLA si muore. A queste persone viene dato un farmaco che si chiama riluzolo. Il riluzolo non guarisce la SLA, non fa migliorare la SLA, non cambia nulla nell'andamento della SLA.
Semplicemente dà al soggetto la sensazione comunque di essere, diciamo, accudito, seguito e curato, e quindi non essere abbandonato alla tragica evento che la SLA comporta. Questa si chiama cura compassionevole. Bene, nelle sindrome epilettiche infantili incoercibili, sindrome di Lennox, Gastaut e di Dravet, il cannabidiolo viene utilizzato come farmaco con cura compassionevole. Secondo aspetto importante, esistono dei farmaci che sono in grado di sostituire l'attività del cannabidiolo? Senz'altro, anche perché il cannabidiolo è un farmaco di seconda scelta, cioè in prima scelta oggi vengono usati quelli che già con la legge sulla terapia palliativa del 2010 sono stati approvati e hanno ovviamente un loro effetto. Oggi si aggiunge l'uso anche del cannabidiolo con una concentrazione molto bassa come tentativo di supplire ad eventuali mancanze che i farmaci di prima scelta comportano. Per quanto riguarda la domanda che l'onorevole Saita mi ha fatto, se abbiamo letteratura che dimostri il passaggio del 10% dalle cosiddette droghe leggere alle droghe pesanti, questa letteratura è una letteratura enorme, cioè ci sono tanti. Io potrei fare qui adesso un elenco, ma eventualmente, se il signor Presidente è d'accordo, oltre alla relazione che ho già fatto venire alla segreteria, posso fare arrivare un testo, diciamo, di bibliografia essenziale, insomma una decina di voci, in cui ci sono tutti i dati che dimostrano come di frequente, non sempre, non è scontato, si possa passare per gradi dall'utilizzo di cannabis a scopo ricreativo, come dire così, saltuario, a un utilizzo sempre più assiduo, e siccome il farmaco dà una dipendenza sia fisico-biologica che psico-emotiva, c'è la tendenza ad aumentare la dose e poi magari a passare a delle sostanze psicoattive che sono molto più efficaci che non il farmaco stesso. Il fatto poi che vi sia un aumento degli incidenti e quindi del ricorso al pronto soccorso, un aumento dell'utilizzo dell'alcol e così via, questi sono dati statistici che sono presenti praticamente in tutte le statistiche dei nostri paesi, dei paesi occidentali. Un'ultima precisazione, sempre in base a quello che mi è stato richiesto dall'onorevole Saita, voglio precisare che purtroppo, basta andare a vedere online, purtroppo ci sono delle metodiche facilissime per poter estrarre il prodotto attivo dalle varie somministrazioni oggi possibili. Non c'è solo il fumo, ci sono anche le tisane, ci sono i biscotti, ci sono gli unguenti. Si può trarre da queste sostanze il tetraidrocannabinolo, che è la sostanza psicoattiva, e la si può molto, diciamo, domiciliarmente, in maniera molto casalinga, utilizzare e aumentarne la concentrazione. Per ultimo, una mia considerazione personale, che può essere benissimo non condivisa, il fatto che purtroppo il fumo di sigaretta determini cancro al polmone con tutto quello che sappiamo, o danno ai vasi con tutto ciò che ne deriva, il fatto che l'alcol così ampiamente utilizzato sia un prodotto altamente tossico e che tanto l'uno quanto l'altro sono, diciamo, di usuale commercio, non giustifica rimettere sul mercato un'altra cosa che anche essa è dannosa. Il fatto che esistano già due cose dannose credo che non ci autorizzi a introdurne una terza. E per inoltre bisogna anche tenere presente che stiamo parlando soprattutto di soggetti che hanno una capacità, diciamo, di consapevolezza reale forte, veramente molto, molto limitata, perché stiamo parlando di soggetti che sono minori. Io ho parlato di statistiche dei tre, e questo è un rapporto europeo, ESPAD, da tre, se vuole il Presidente manderò anche la bibliografia di questo, dei 13 a 17 anni, quindi che con maggiore attenzione la società, la famiglia in particolare, ma la società in generale, gli uomini politici nella loro funzione, devono tenere come particolarmente fragili e quindi da tutelare in maniera speciale. Grazie professore, ovviamente saremo molto grati se lei volesse
integrare la sua relazione con la documentazione che riterrà di inviare, sarà sicuramente utile per i lavori della nostra Commissione e dei deputati. Io quindi la ringrazio, di nuovo la saluto, la congedo e così proseguiamo con delle altre audizioni. Arrivederci professore, buonasera. E grazie signor Presidente, grazie onorevoli. In particolare buonasera al nostro audito. Sì, certo. Sì, facciamo una prova per vedere se il nostro audito Achille Saletti mi sente. Sì, io la sento. Bene, la sentiamo anche noi e la vediamo. Allora, proseguiamo il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Camera 2160 Molinari e Camera 2307 Maggi. Avverto in particolare il nostro ospite che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati, salvo che ci siano delle obiezioni in merito. Se non ci sono obiezioni in merito, io attiverei l'impianto a circuito della web TV per seguire l'audizione e quindi dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei, quindi stiamo procedendo all'audizione di Achille Saletti, rappresentante dell'associazione Saman Anteo. Pregherei il nostro ospite di contenere il proprio intervento in una diecina di minuti per dar modo ai deputati di porre delle domande alle quali seguirà la replica dello stesso audito che potrà inviare, qualora non l'avesse già fatto, un documento scritto o farlo pervenire successivamente alla segreteria della Commissione. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati è resa disponibile ai medesimi attraverso l'applicazione Geocamera. Quindi possiamo dare la parola ad Achille Saletti, rappresentante dell'associazione Saman Anteo, che saluto ancora una volta e ringrazio per la sua disponibilità. A lei la parola. Grazie Presidente, grazie a lei, grazie agli onorevoli deputati per l'occasione di questa audizione. Un'audizione che io introdurrei però facendo e ricorrendo alla ratio che era quella del 309 e 90, su cui le due leggi che si contrappongono vogliono intervenire sotto gli aspetti prevalentemente penalistici. Una ratio che a me preme ricordare a tutti, parte perché l'abbiamo vissuta nella sua nascita e parte perché l'abbiamo accompagnata in questi 30 anni, è stata promulgata esattamente il 15 novembre del 1990, quindi 30 anni o un mese or sono, una ratio che vedeva la compenetrazione degli interessi, da una parte quella della punizione, di punire lo Stato, ma dall'altra anche quella dell'educare. Addirittura successivamente, rispetto al primo impianto, ci fu un movimento anche abbastanza massiccio in termini di organizzazioni e di nomi noti nell'ambito delle dipendenze, che lanciò appunto con lo slogan educare non punire, lanciò un indirizzo alla politica teso a far sì che l'aspetto punitivo, quindi gli aspetti penalistici, venissero meno a favore degli aspetti educativi, degli aspetti di cura. Perché faccio questo preambolo? Perché mi è difficile ancora oggi, dopo 30 anni, ragionare esclusivamente tenendo in debito conto esclusivamente l'aspetto penalistico. Mi è difficile perché quel sintagma che in realtà era nella razza di quella legge, da molti anni a questa parte è saltato.
non c'è più quel nesso di reciprocità che prevedeva appunto che a fronte della punizione rispetto ad alcune condotte illecite ci fosse la possibilità per chi aveva assunto quelle condotte di essere comunque in termini alternativi curati. Allora noi cosa abbiamo assistito in questi anni? Abbiamo assistito a tanti e labirintici rimaneggiamenti degli aspetti penalistici, in cui appunto di fatto il dibattito che da 30 anni viene stato impostato, che da 30 anni continua a essere impostato, è quello tra una forma proibizionistica nei confronti delle sostanze tutte e una forma invece tendente alla legalizzazione di alcune delle sostanze. Ma è un dibattito che secondo me non tiene in debito conto il fatto che la 309-90 e la razza della 309-90 prevede che nel caso in cui si incida in termini più proibizionistici o meno, si debba anche cambiare il sistema di intervento, cioè si debba cambiare quella alternativa che era stata assicurata nell'originaria legge dallo stesso legislatore, che era ben presente nei lavori preliminari di quella legge. Allora, il mio ragionamento è molto semplice. Perché quando si toccano questi temi si privilegia sempre l'aspetto penalistico e mai l'aspetto di cura? Perché in tutti questi anni, a partire dal 2005, quando fu la prima riforma importante in un senso, non c'è stata una analoga riforma rispetto a tutto il sistema di intervento che si occupa poi della cura? Perché il problema, secondo me, verte proprio su questo. Cioè, noi dovremmo poter analizzare, prima ancora di analizzare questi singoli articoli e le singole modifiche della legge che prevede più o meno punibilità dell'assuntore di sostanze, dovremmo analizzare quanto si è cambiato il panorama di chi assume sostanze rispetto a quel 1900. Dovremmo poter analizzare a che cosa risponde l'attuale sistema di intervento rispetto agli attuali assuntori. E da questo punto di vista io credo che le risposte non sono o non siano del tutto positive rispetto al nostro sistema di intervento. Di fatto il sistema di intervento composto prevalentemente da un sistema pubblico, nella figura dei servi, da un sistema privato sociale, nella figura della comunità, è rimasto quasi del tutto immutato. Ma ciò che è mutato enormemente, e lo vediamo anche nei volti dei consumatori di oggi, se gli raccontiamo i volti dei consumatori di ieri, è stato proprio l'assuntore di sostanze, il consumatore, l'abusatore, finanche anche il dipendente. Allora, ripeto, questo è un problema proprio a mio modo di vedere per un operatore sociale che da tantissimi decenni si occupa di questo, è un problema che non possiamo superare. Non possiamo superare anche perché se noi andiamo a prendere tre dati che immagino voi tutti conoscerete bene perché sono riportati dall'ultima relazione al Parlamento, tre dati che io ho scelto tra i tanti dati che ho riportato, che sono significativi proprio nel senso che dell'argomentazione che io voglio portare alla vostra, che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Qui prendiamo tre dati. Allora, l'aumento triplicato dei sequestri delle sostanze psicostimolanti. Un'esplosione, definita, dice la relazione al Parlamento. E un numero rilevante, sempre più rilevante, di segnalazione. Mi scusi se la interrompo. Potrebbe parlare un po' più verso il microfono, perché non si stava sentendo molto bene adesso. Mi scusi, Presidente. No, prego, ci mancherebbe. E appunto l'ultimo dato, quello sul carcere, sulle presenze in carcere. Allora, il fatto che siano esplosi i sequestri di sostanze psicostimolanti, sostanzialmente di cocaina, dimostra, secondo me, che il nostro sistema di servizio non riesce a intercettarli. Tanto è vero che nella stessa relazione del Parlamento si dice che la maggior parte di coloro che afferiscono a sé, riferisco alla comunità, hanno come consumo primario comunque l'eroina. Quindi in questo c'è una certa coerenza rispetto all'origine della legge, nata sulla loro emergenza, il loro fenomeno rilevantissimo e di grande allarme sociale che era il consumo di eroina, è rimasta tale.
In realtà noi sappiamo che molti dei consumatori psicostimolanti sono i consumatori integrati e essendo integrati raramente si rivolgono in realtà a servizi pubblici e privati che sono molto tarati sull'eroina, quindi perché sono frequentati da persone che usano quelle sostanze. E questo è un primo dato, vuol dire che il nostro sistema di intercettazione e di servizi che è predisposto per la cura delle persone probabilmente riesce solo a intercettare quello che oggi è una minoranza di consumatori rispetto alla stragrande maggioranza di consumatori che, appunto, essendo integrati con il tuo lavoro e con la famiglia, non ricorrono a questo sistema. Ma non si sa però come possa evolvere il loro consumo. Come non si sa, d'altra parte, che fine facciano quei 38.000 fermati dalla polizia e per questo segnalati alla prefettura, che ad esempio nel 2019 vengono riportati nella relazione. Non lo sappiamo, perché c'è un follow up a 2 anni, 3 anni, 5 anni per capire esattamente che cosa è successo nella vita di queste persone rispetto alle prime segnalazioni, o al secondo, alle terze. Non lo sappiamo. E questo è un elemento abbastanza lacunoso, perché in realtà quello che noi possiamo pensare è che, essendo venuto meno degli investimenti importanti nel sistema delle dipendenze, l'invio alla prefettura, la quale poi manda un servizio pubblico che è connotato molto su una droga che in realtà esiste ancora, ma esiste in maniera più marginale, secondo me è prodromico ad un invio che finisce con nulla. Difficilmente queste 38.000 persone, tra cui anche molte adolescenti, ricordiamoci, saranno prese in carico e aderiranno poi alla presa in carico. In ogni caso noi non lo sappiamo. Per ultimo il carcere. Beh, io credo che sul carcere, al netto della relazione al Parlamento, bastino anche tutte le relazioni di articoli, tutto l'associazionismo che si occupa di carcere. Il carcere rappresenta una realtà drammatica per chi usa sostanze, anche perché alla fin fine, io credo non sono così ottimista come lo è la relazione del Parlamento, la salute in carcere tossicodipendente non è così tutelata come potrebbe essere teoricamente tutelata al di fuori del carcere. Sappiamo che ci sono sicuramente presidi che assicurano importanti tutele farmacologiche rispetto a una dipendenza, però sappiamo anche che esiste e manca completamente, lacunoso, rispetto a tutta l'altra parte di cura che dovrebbe, insieme alla cura medica, dovrebbe rappresentare la completezza di una cura a un soggetto tossicodipendente, cioè la cura psicologica e psicoterapeutica. Ora, tutto questo per dire che cosa? Che mi è difficile oggettivamente ragionare oggi su 2 proposte di legge che prevedono, da una parte, un inasprimento, anzi una sorta di ottimizzazione dello strumento penalistico rispetto a chiunque utilizzi sostanze, quindi anche al semplice assuntore che viene trovato con pochissima sostanza in tasca. Ma mi è altrettanto difficile ragionare anche pensando che l'indeterminatezza della legge di cui primo firmatario immagine, l'indeterminatezza nel dire che qualche pianta di cannabis può essere coltivata, si possa poi ricondurre questa indeterminatezza a dei processi certi ed equi, sapendo che la nostra magistratura, più delle volte, quando trova degli elementi di indeterminatezza, non può che abbandonarsi a un'interpretazione. E quindi non può che abbandonare quello che è successo anche con la legge italiana nel passato a 1000 interpretazioni. E allora, da questo punto di vista, assicuro, Presidente, che rimarrò nei miei 10 minuti a della relazione. Da questo punto di vista, che cosa vorrei io trasmettere, su cosa vorrei focalizzare l'attenzione della Commissione? Sul fatto che è imprescindibile, a distanza di 30 anni oggi, presentare delle proposte di legge che affrontino gli aspetti penalistici, senza presentare anche delle proposte di legge che modificano sostanzialmente quello che è il sistema di intervento
pubblico e privato. E per la semplice ragione che verrebbe meno quella che era inizialmente quella forma di equilibrio della 309-90, che era una forma di equilibrio che appunto, come dicevo all'inizio di questa conversazione, di questa audizione, prevedeva sia l'aspetto punitivo, ma sia l'aspetto di presa in carico, allora definito educativo, che oggi potremmo definire di vera e propria cura. Mi è estremamente difficile, perché penso che in realtà ciò che noi riusciamo a intercettare oggi non superi, anzi non sono io solo a dirlo, c'è anche moltissima letteratura scientifica europea, non riusciamo a intercettare più del 20% dei consumatori e degli assuntori di sostanze all'interno dei nostri servizi pubblici e privati. E credo che il grande sforzo, al contrario, sia quello di superare questa percentuale offrendo dei servizi che siano realmente appetibili a chi oggi non trova risposta dall'attuale sistema del CERN e delle comunità. E lo dico anche perché in Europa questo tipo di servizi che si sono modificati con il modificare dell'assuntore, in realtà esistono, in Germania esistono servizi per i consumatori integrati che nulla hanno a che fare, a partire dall'architettura del servizio che li accoglie e fino ad arrivare ai programmi che vengono previsti, che nulla hanno a che fare col nostro sistema di servizi, che ripeto ancora oggi è fondamentalmente basato sulle piazze, i SERD. La pregherei di avviarsi un po' verso le conclusioni. No, perché io avrei anche finito, solo chiusando in questa maniera, Presidente. È chiaro che se devo calare poi questa audizione all'interno del proposto di legge, io credo che assicurare ancora più massicciamente il carcere ai consumatori sia un errore profondissimo. C'è un errore che hanno fatto moltissimi paesi occidentali e che oggi possiamo dire, in questi paesi, ne cito uno e non a caso, gli Stati Uniti d'America, che oggi è un errore che è stato interamente rivisto, prendendo una direzione opposta. Però al tempo stesso io penso che non sono convinto che abbracciare l'impostazione dell'altra legge sia foriera di una soluzione rispetto ad esempio anche alle droghe leggere o alla cannabis, proprio sul presupposto che il nostro sistema di servizio, nell'eventualità, e sappiamo che esiste questa eventualità, che l'assuntore di cannabis derivi verso a un uso molto più problematico di cannabis o anche di altre sostanze, possa trovare un sistema di intervento e di cura disposto ad accogliere. Io credo che questo oggi in Italia non possa non mancare, soprattutto rispetto a tutta l'area degli adolescenti. Bene, la ringrazio molto e chiedo se ci sono dei colleghi che vogliono intervenire per porre delle domande. Sì, posso intervenire, Presidente? Sì, onorevole Bellucci, poi qualcun altro? Un attimo sì, solo. Anche io. Saitta. Onorevole Saitta. Bene, vi pregherei di introdurre le domande con le argomentazioni più sintetiche possibile, perché alle 4 abbiamo un altro audito e quindi non vorrei che si rubasse tempo alle risposte del nostro audito. Onorevole Bellucci, a lei la parola, prego. Grazie Presidente, ringrazio innanzitutto l'audito, quindi il dottor Saletti per la relazione che ha fatto. Vengo subito alle domande, comprendendo la sua perplessità rispetto ad una misura che ha l'obiettivo di contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e quindi delle dipendenze patologiche attraverso un intervento meramente di carattere penalistico, dal momento anche che io poi stessa sono firmataria di una proposta di legge della 309 del 90 rispetto all'organizzazione del sistema dei servizi, e quindi condivido le sue perplessità se si vuole fare una lotta alle droghe, alle dipendenze
patologiche, gli chiedo onorevole Bellucci, che l'annullamento... Mi scusi, onorevole Bellucci, elimini il video perché la connessione non è ottima. La voce va e viene, elimini pure il video così magari la sentiamo meglio. Prego, prosegua pure. Venendo alle domande, chiedo al dottor Saletti se secondo lui l'azzeramento del Fondo Nazionale alle difficoltà di contrastare la diffusione delle dipendenze patologiche in Italia. Gli chiedo anche se lui pensi nello stesso modo che la non assegnazione della delega alle politiche antidroga abbia contribuito in Italia a non fare un lavoro di contrasto alle dipendenze patologiche. Gli chiedo anche se secondo lui la non convocazione della consulta degli esperti da oltre 10 anni, insieme anche alla conferenza nazionale dell'antidroga che doveva essere celebrata ogni 3 anni e che non viene celebrata da oltre 10 anni, abbia contribuito quindi alla non attuazione di politiche reali di contrasto alle dipendenze patologiche. Gli chiedo anche se secondo lui tutta questa mancanza di interventi, quindi Fondo Nazionale, consulta degli esperti, conferenza nazionale, mancanza dell'assegnazione delle politiche antidroga, abbiano contribuito oggi in Italia ad essere, secondo la relazione ESPAD sui dati del 2019, al primo posto per utilizzo di cannabinoidi tra i giovani, cioè tra la popolazione studentesca. Quindi gli chiedo se questo secondo lui è stato o ha contribuito a questo malessere, perché si primi in classifica per utilizzo di cocaina, e quindi se secondo lui invece ripristinare questo la legge, che la legge in questo già c'è ma non viene attuata, potrebbe contribuire a far sì che in Italia si facciano delle politiche reali di prevenzione, di cura, di trattamento, di reinserimento sociale lavorativo e anche di formazione nell'ambito delle dipendenze patologiche di coloro i quali soffrono di una dipendenza patologica. Grazie Presidente. Grazie a lei, a onorevole Bellucci, la ringrazio molto per il suo intervento. Onorevole Saitta. Sì, grazie Presidente, ringrazio anche il nostro audito Saletti. Io sarò breve nella domanda. Lei ha inquadrato benissimo le due proposte di legge che sono speculari, cioè sono a specchio, ma vanno in direzioni totalmente opposte per quanto riguarda la prima a prima firma Molinari e la seconda a prima firma Maggi. Io le chiedevo una cosa: in ottica di contrasto all'utilizzo delle sostanze stupefacenti, come valuta il contrasto che praticamente si limita solo ed esclusivamente all'inasprimento del trattamento sanzionatorio, e non mi riferisco solamente a questo, perché la proposta di legge Molinari non solo inasprisce diciamo le pene, ma in un contesto di inasprimento di pene va anche ad abrogare gli articoli 5 bis e 5 ter della legge 309 del 1990, quindi i lavori di pubblica utilità e la particolare tenuità del fatto per diciamo gli assuntori di sostanze stupefacenti. Quindi come valuta anche diciamo in quest'ottica l'abrogazione dei commi 5 bis e 5 ter, che rivediamo anche nella proposta di legge a prima firma Maggi, ma comprendiamo bene che il contesto è totalmente differente. Tra l'altro lei ha anche fatto un breve passaggio su quest'ultima proposta di legge dicendo che vede degli elementi di indeterminatezza. Ecco, io le chiedevo tra i due impianti quale a suo parere diciamo può essere migliorato anche con un'attività emendativa. E inoltre diciamo concordo su quanto lei ha detto per quanto riguarda i SERD e le comunità, effettivamente sono basate su modelli diversi diciamo di tossicodipendente, sia quello dell'eroina che l'assuntore di cannabinoidi, che nulla hanno a che vedere, e quindi se anche in questo contesto lei prevede un superamento anche di queste diciamo di come affrontare anche il problema in ottica dell'utilizzo di cannabinoidi. La ringrazio.
Bene, mi pare che non ci sono altri colleghi che intendono intervenire. Dottor Saletti, a lei la parola, la pregherei di contenere le sue risposte nell'ambito di 5 minuti più o meno. Grazie. Dovrebbe attivare il microfono, dottor Saletti, per cortesia attivi il microfono. Grazie e la pregherei di, appunto, di parlare il più vicino possibile allo stesso. Grazie. Allora, partirei dalle domande multiple dell'onorevole Petrucci, rispondendo in maniera affermativa. Sì, considero colpevole il fatto che da più di 15 anni non si tenga più la conferenza nazionale per le dipendenze. Considero colpevole che sempre da più di 15 anni, o forse meno, ma insomma, parliamo sempre comunque di lustri, non venga più convocata la consulta cosiddetti esperti, e considero colpevole anche l'abbandono di quella che era la legge 45, adesso spiegherò anche perché, insomma, di un fondo che abbia un vincolo di destinazione all'ambito di cui stiamo parlando oggi, per una semplice ragione, che quel fondo permetteva di poter sperimentare esattamente quello su cui mi riferivo prima, cioè nuovi servizi rispetto al mutamento dei consumi e al mutamento delle condotte legate a consumi e abusi di sostanza. C'era un capitolo proprio sulla sperimentalità dei progetti che oggi di fatto è stato avvocato, ma in maniera però dal punto di vista anche delle risorse messe sul piatto in maniera infinitesimale, che prevedeva la sperimentalità dei progetti. Questo per noi era fondamentale, perché senza quella sperimentalità anche quel poco mutamento all'interno del sistema di interventi di cura pubblico e privato non sarebbe avvenuto. Mi riferisco ad esempio a tutti i servizi definiti di bassa soglia, comunque che sono andati a formare il quarto pilastro, quello della riduzione del danno, che è stato possibile mettere in piedi grazie a quel fondo e grazie a quelle leggi. Ora, venuta meno quelle leggi, quel fondo, è chiaro che noi ci troviamo in una situazione di sostanziale immobilità, mentre sappiamo che il mercato delle sostanze è molto mobile, ed è mobile, non solo mobile, ma è velocissimo per movimento. E di conseguenza io adesso non so se ci sia una stretta correlazione al consumo di sostanze di cannabis in Italia, che ci pone ai primi posti, o il venir meno di questo impianto, diciamo, di queste risorse suppletive che potevano aiutare il sistema. So che comunque noi oggi stiamo perdendo anno dopo anno di vista quello che accade effettivamente nelle nostre strade, nelle nostre case. In ogni caso, anche ammesso che si abbia la capacità di lettura di quello che sta accadendo, abbiamo la capacità di intervenire né in maniera precoce, che sarebbe la cosa migliore in termini anche forse di una prevenzione, ma di un piano nazionale di prevenzione, né in maniera invece anche ex post, però quando un soggetto ci viene segnalato e non presenta quelle criticità su cui siamo bravissimi a intervenire, ma che sono quelle criticità che si rifanno a un vecchio modello di consumo di vecchie sostanze, che sono ancora presenti, intendiamoci, non è che sono scomparse. Ma in realtà, ripeto, come dicevo prima, io credo sia un fenomeno marginale quel consumo di quelle sostanze rispetto al macro fenomeno che è quello dei psicostimolanti. Passando invece alla risposta all'onorevole Saitta, beh, è indubbio che io guardi di mestiere, faccio il criminologo clinico, per cui di carcere che lo riconosce anche abbastanza bene. È indubbio che la prima proposta io non la condivida, per la semplice ragione che al netto delle mie esperienze, credo che siano le esperienze di moltissimi paesi occidentali, come dicevo prima, che fanno sì che sia incondivisibile, nel senso che non è assicurando carcere ai consumatori che possiamo pensare di affrontare in maniera efficace il fenomeno della diffusione delle sostanze. A maggior ragione quando all'interno di un pensiero sul carcere penalistico, indipendentemente dal fatto che si tratti di sostanze
stupefacenti o meno, quello che viene oggi contestato in molte, a livello europeo all'Italia, è quello di fare un uso fin troppo timido della probation, cioè dell'affidamento in prova o dei lavori socialmente utili. Ma questo sappiamo che è un grande problema che riguarda tutto il pianeta carcere, un terzo del quale, questo pianeta, è composto chiaramente da soggetti che hanno una consuetudine nell'uso di sostanze. Per cui io troverei un grave errore intervenire in questo senso, amplificato, quindi mi ricollego a quello che ho voluto dire per 10 minuti o forse più, e mi scuso se ho abusato della vostra pazienza, amplificato dal fatto che noi possiamo anche prevedere più carcere, ma se viene meno poi quell'alternativa al carcere, in termini di cura, siamo sconfitti. È una resa vera e propria, è un arrenderci al fenomeno delle sostanze legali e illegali, in questo caso illegali. Molto bene, io la ringrazio, dottor Saletti. Mi permetto di ricordare che qualora volesse inviare dei contributi scritti, saranno ovviamente utili per il nostro lavoro. La saluto e mi auguro che ci sia occasione di sentirla ancora. Adesso. Presidente, mi scusi, io ho inviato, diciamo, un riassunto, un resumé di quello che ho parlato oggi. Già. Benissimo, benissimo, la ringrazio molto. Evidentemente. Grazie a lei, Presidente, grazie ai suoi colleghi. Arrivederci. Arrivederci. Altrettanto anche a lei, buon lavoro e buona giornata. Proseguiamo ora le audizioni con il dottor Alfredo Mantovano. Buonasera, dottor Mantovano. Facciamo una buonasera. Vedo che ha attivato il microfono. Buonasera, eccoci qua. Allora, buonasera. Proseguiamo le audizioni. Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 2160 Molinari e 2307 Maggi in materia di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, con l'audizione di Alfredo Mantovano, magistrato della Suprema Corte di Cassazione, vicepresidente del Centro Studi Losario Livatino. Ricordo che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati col consenso degli auditi. Chiedo quindi al dottor Mantovano se ci siano obiezioni a tal proposito. No, grazie. Grazie a lei. Quindi dispongo l'attivazione dell'impianto e pregherei quindi il nostro ospite di contenere il suo intervento nell'arco di una decina di minuti in modo tale da dare ai deputati il tempo di porre delle domande, alle quali seguirà la replica dello stesso audito, che potrà inviare, qualora non l'avesse già fatto, un documento scritto, farlo pervenire successivamente alla segreteria della Commissione. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati medesimi attraverso l'applicazione Geocamera. Do quindi la parola ad Alfredo Mantovano, magistrato della Suprema Corte di Cassazione, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, che saluto e ringrazio per la sua consueta disponibilità. Buonasera, dottor Mantovano, a lei la parola. Buonasera, grazie a lei, Presidente, grazie anche ai componenti della Commissione. Io farei innanzitutto un passo indietro. Prima della legge numero 79 del 2014, la sanzione prevista per una cessione di sostanza stupefacente qualificabile di lieve entità aveva la soglia minima di 1 anno e quella massima di 5 anni di reclusione. Quest'ultima, raccordata con le disposizioni del codice procedura penale, in particolare con l'articolo 380, permetteva l'arresto di chi fosse colto nella flagranza dello spaccio, ovvero di una delle condotte descritte dai commi 1 e 1 bis dell'articolo 73 del testo stupefacente. Nei lavori di conversione del decreto legge 36, un emendamento proposto dal governo e approvato dal Parlamento ha fatto scendere il limite minimo a 6 mesi e quello massimo a 4 anni. Reclusione, l'effetto è che il nuovo tetto massimo preclude l'arresto obbligatorio di chi sia colto nell'atto di spacciare, ovvero di trasportare, offrire in vendita, distribuire tutte le condotte
descritte dall'articolo 73. A partire da questa modifica normativa, chi spaccia per strada corre minori rischi di essere tratto in arresto, proprio perché l'arresto da obbligatorio è diventato facoltativo e la scelta se effettuarlo oppure no è caricata per intero sulla polizia giudiziaria. Se a questo si affiancano dati che non sono strettamente normativi, ma che si sono affermati nella prassi, che vanno nella direzione di dissuadere le forze di polizia da qualsiasi iniziativa che non sia preceduta dall'autorizzazione del magistrato, e se tutto questo si inserisce nel contesto di rinnovata tolleranza verso la circolazione della droga di cui la riforma del 2014 è espressione, è facile concludere che l'arresto di chi viene colto sul fatto in ipotesi di cessione di droga qualificabili di lieve entità è diventato una eventualità remota. E in concreto questo si è tradotto in un'agevolazione per lo spaccio: passare di mano in mano le dosi di sostanza stupefacente alla luce del sole col poliziotto che se c'è è di fatto spinto a non vedere, manda il messaggio che vendere droga tutto sommato è qualcosa di meno grave che parcheggiare in sosta vietata o superare il limite di velocità, perlomeno quanto a immediatezza di risposta da parte delle forze di polizia. È ovvio che la sanzione è diversa. La sola accortezza che lo spacciatore deve adottare è organizzare la cessione in modo da portare con sé di volta in volta un quantitativo tale da permettere che il fatto sia qualificato di lieve entità. Il peggio che si rischia in questi casi è una denuncia a piede libero. In un'ottica di pura convenienza criminale, il calcolo costi-benefici fa preferire lo spaccio organizzato in modo parcellizzato. Cambiando quello che c'è da cambiare, è il medesimo calcolo costi-benefici che fino alla fine degli anni 90 del secolo scorso veniva effettuato per il contrabbando delle sigarette. Coloro che vendevano per strada i tabacchi lavorati esteri erano sanzionati al massimo con una multa, risultavano tutti non possidenti e dovevano tollerare al più il fastidio del sequestro una tantum di qualche pacchetto. La musica, tra virgolette, è cambiata ed è terminata perlomeno come fenomeno massiccio, lo smercio al dettaglio dei pacchetti e delle stecche, quando alla fine degli anni 90 le istituzioni hanno acquisito piena consapevolezza che il banchetto su cui le sigarette erano collocate per la vendita era innocuo solo in apparenza. In realtà era il terminale di un traffico che muoveva capitali ingenti su rotte internazionali, corrompeva governi, era reinvestito in attività di riciclaggio che alteravano pesantemente il mercato, provocava vittime in conflitti violenti con le forze di polizia. Questa consapevolezza ha condotto all'approvazione della legge 92 del 2001. E solo dopo 15 anni, quando il fenomeno era stato ampiamente ridimensionato, è intervenuta la depenalizzazione della detenzione di tabacchi lavorati esteri al di sotto dei 10 kg. È singolare che la consapevolezza manifestata per il contrasto al contrabbando non conosca equivalente per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. La proposta Atto Camera 2160 interviene in tale contesto e reintroduce l'articolo 1 l'arresto obbligatorio in flagranza anche per le condotte sanzionate ai sensi del comma 5 dell'articolo 73. Mi sia consentito dubitare che questo singolo intervento sul testo unico stupefacenti, come modificato nel 2014, sia idoneo a condizionare in senso restrittivo la circolazione delle droghe. I dati obiettivi ricavabili dalle relazioni annuali del Dipartimento delle Politiche Antidroga e della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno attestato trend decrescenti di consumo dopo l'entrata in vigore della riforma del 2006 e una inversione di tendenza dopo le modifiche del 2014. Queste modifiche, come è noto, hanno riguardato anche altre voci, dal ripristino della sanzionabilità solo amministrativa della detenzione di stupefacente finalizzata all'uso del personale a prescindere dal quantitativo, al recupero della distinzione tra droghe cosiddette pesanti e droghe cosiddette leggere, come se un derivato della cannabis col 30% di THC possa qualificarsi leggero. La reintroduzione dell'arresto obbligatorio in flagranza avrebbe un senso più compiuto in una revisione d'insieme della disciplina del 2014.
Ora, tornando all'atto Camera 2160, se l'intento posto a base dell'articolo 1 appare a mio avviso apprezzabile con quella precisazione prima formulata, qualche perplessità desta l'articolo 2. A proposito della lettera A, premesso che il delitto di cui all'articolo 73,5 costituisce fattispecie autonoma di reato e che si applica a condotte illecite correlate a qualsiasi tipo di sostanze stupefacenti senza distinguere tra leggere e pesanti, la modifica proposta dall'atto Camera fa partire l'ipotesi di lieve entità da un minimo di pena detentiva, 3 anni di reclusione, che è superiore al minimo previsto per la fattispecie criminosa qualificabile non di lieve entità, sempre che lo stupefacente rientri nella catalogazione droghe leggere. L'esito sarebbe di limitare l'incremento sanzionatorio per il fatto di lieve entità alle droghe pesanti, perché altrimenti per le leggere l'ipotesi più grave sarebbe punita in misura meno pesante di quella più lieve, almeno con riferimento al minimo edittale. Poiché presumo che tale esito non sia quello desiderato dai proponenti, andrebbe valutato il mantenimento di un limite minimo così elevato. Esprimo qualche riserva anche sulla proposta di abrogare, come si invece dalla lettera B dell'articolo 2, il comma 5 bis e il comma 5 ter dell'articolo 73, o quantomeno di porre due commi sul medesimo piano. Il comma 5 bis rappresenta, questo almeno era l'intento della legge 49 del 2006 che lo ha introdotto nella sua versione originaria, il tentativo ultimo di evitare il carcere a una persona tossicodipendente o assuntore stupefacente che abbia commesso non già qualsiasi tipo di reato, parlo del 5 bis, come sembra affermare la relazione che accompagna l'atto capo, bensì reati sanzionati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 73. Se il soggetto in questione, responsabile di condotte comunque qualificate non gravi, non può più fruire della sospensione della pena e non accetta un percorso di recupero dal quale derivi la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del DPR sulla droga, almeno che svolga, questo era l'intento, in alternativa al carcere, un lavoro di pubblica utilità con le verifiche del caso, pena la revoca della misura in caso di inadempienza, sempre che vi sia l'accordo del pubblico ministero. È vero che questa disposizione aveva un senso di maggiore adeguatezza col quadro riformatore del 2006, che da un lato conteneva un richiamo alla responsabilità, dall'altro offriva prospettive più estese per chi opti per il recupero. Ma il 5 bis costituisce comunque un'ipotesi intermedia rispetto alla quale forse conviene fare un bilancio dell'applicazione di questo istituto, magari acquisendo specifici elementi di valutazione prima di eliminarlo. Considerazioni in parti differenti potrebbero svolgersi relativamente al comma 5 ter inserito nel 2013, che estende il 5 bis a qualsiasi reato commesso da tossicodipendente o da assuntore di stupefacenti, purché la condanna non superi il limite di un anno di reclusione, i delitti non siano quelli di maggiore allarme sociale. Segnalo tuttavia che proprio il limite massimo di un anno di reclusione quale sanzione inflitta per fruire il lavoro sostitutivo potrebbe far propendere per questa soluzione piuttosto che per le ordinarie misure alternative alla detenzione comunque attivabili con questo limite di pena in base all'ordinamento penitenziario. In altri termini, far lavorare è meglio che trattenere in detenzione domiciliare o affidare al servizio sociale, tanto più che per il lavoro sostitutivo vi è la verifica stringente dello svolgimento dell'attività prevista dai due commi. Ma anche per il comma 5 ter potrebbe essere opportuna, con l'ausilio degli uffici cui è demandata l'esecuzione penale, una verifica di operatività della norma. Io credo, Presidente, di aver esaurito il termine dei 10 minuti, per cui mi fermo qui. Ovviamente la relazione che manderò entro domani è un po' più ampia e contiene una breve valutazione anche dell'atto Camera abbinato 2307. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, dottor Mantovano. Chiedo se ci sono colleghi che intendono intervenire
per porre delle domande al nostro ospite. Mi pare che non ci siano interventi. Allora, se è così, attendiamo la relazione, il contributo scritto da parte del dottor Mantovano, che ringrazio a nome di tutti i colleghi e che a questo punto posso salutare, augurandomi di avere altre occasioni di poter sentire le sue considerazioni in merito ai nostri lavori. Grazie, dottor Mantovano, grazie e arrivederci. Grazie mille, altrettanto, grazie. Bene, allora attendiamo qualche minuto, nel frattempo che si connetterà l'altro audito previsto per questa sera. Benissimo, allora possiamo iniziare la nostra audizione. Buonasera a tutti. Buonasera dottoressa, l'ordine del giorno reca le audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 2160 Molinari e 2307 Maggi in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nei casi di lieve entità, della dottoressa Irene Maglio, rappresentante della Fondazione Exodus. Io intanto porto i saluti. Sì, un attimo solo, dottoressa, la prego che svolgo delle brevi formalità di apertura. Avverto che infatti in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati qualora vi sia il consenso degli auditi. Chiedo quindi se vi è il consenso, se c'è qualcosa che osta. Se nulla osta da parte della nostra ospite, dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei la nostra ospite di contenere il suo intervento nell'arco di una decina di minuti per dar modo ai deputati di porre delle domande, alle quali seguirà la replica appunto dell'audito, che potrà inviare, qualora non l'avesse già fatto, un documento scritto, farlo pervenire alla segreteria della Commissione. Anche la documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e sarà resa disponibile ai medesimi attraverso l'applicazione Geocamera. Do quindi la parola a Irene Maglio, responsabile della sede Exodus di Milano. Buonasera dottoressa, grazie per essere qui con noi. A lei la parola. Grazie. Do ovviamente il consenso e riceverete poi le nostre osservazioni. Allora, per quanto riguarda la Fondazione Exodus, noi riteniamo che ci sia bisogno di un intervento più ampio raggio della DPR 309 del 1990, perché secondo noi bisogna rivedere un po' l'intero impianto normativo, non soltanto questi ultimi interventi che sono stati fatti con queste due proposte.
Per quanto riguarda la proposta 91-60, secondo noi, per il vissuto che abbiamo e per l'esperienza che abbiamo ogni giorno a contatto con ragazzi che arrivano nelle nostre comunità con varie problematiche legate anche alla dipendenza, non pensiamo che questo possa risolvere l'inasprimento delle sanzioni e l'aumento delle pene, non pensiamo che possa risolvere realmente il problema, visto che la situazione è abbastanza complessa. Riteniamo che addirittura inasprire le sanzioni e le pene ricada semplicemente sulle famiglie, visto che questa cosa noi la riscontriamo già oggi, che spesso e volentieri la famiglia si trova da sola a dover gestire l'emergenza di un figlio che ha problematiche di dipendenza e poi deve gestire anche tutto il resto. Per questo motivo non siamo molto d'accordo neanche sulla 380, cioè sugli arresti obbligatori, visto che riteniamo che anche questo vissuto di molti ragazzi che all'inizio si trovano poi agli arresti domiciliari a casa, piuttosto che in programmi di affidamento sul territorio, terapeutici in comunità, che tutto questo comunque ricada un po' a cascata sulla famiglia e sulla società. Quindi noi riteniamo che sia importante rivedere un po' tutta la legge nella complessità di oggi della nostra società. Noi siamo a contatto H24 con situazioni veramente devastanti, fallimenti umani, suicidi, problematiche di forte disagio in un malessere che è comunque il mood in questo momento di questa società, di questo presente, che è stato anche aumentato causa questo ultimo anno legato al Covid-19. C'è molta solitudine, ci sono molte difficoltà e secondo noi bisognerebbe modificare proprio qualcosa all'interno del piano normativo. Ringraziamo per questa possibilità di poterci confrontare, però il nostro vissuto è diverso. Può sembrare anche che io esca un po' fuori tema, ma in realtà la situazione in questo momento è molto molto particolare. E non pensiamo che aumentare le multe, che poi spesso vengono pagate dalle famiglie, e aumentare la pena possa aiutare. Noi pensiamo in un percorso differente, un percorso che dia più spazio ai servizi, ad una rete multidisciplinare che vada in prevenzione, visto che la situazione è abbastanza drastica, i ragazzi ormai già 14-15 anni fanno uso di sostanze, spesso partono dalla cannabis per poi arrivare a tutto il resto. Oggi come oggi si parla di dipendenze immateriali, di dipendenze legate anche ad altro, e quindi non penso che in questo modo si risolva il problema. Per quanto riguarda invece la 2307, la 2307, il discorso di dare uno spazio con l'articolo 73 bis e quindi modificare solo per quanto riguarda le droghe leggere, la cannabis, anche questo comunque in qualche modo nel nostro vissuto è qualcosa che non risolve. E non risolve perché? Perché in realtà chiunque arriva nelle nostre case arriva con delle problematiche di dipendenza, e spesso ce ne sono molti che hanno problematiche di dipendenza anche solo da cannabis, arrivano che hanno dei vuoti, hanno delle mancanze. Quindi tutto il nostro lavoro è fatto sulla presa di cura della persona. Facciamo dei percorsi a lungo termine residenziali, così come facciamo dei percorsi di prevenzione, e in questo momento la soluzione dovrebbe essere un'altra, dovrebbe essere più legata a come aiutare i giovani, come fare prevenzione, perché poi la dipendenza, qualsiasi sia, anche da cannabis, crea comunque dei comportamenti antisociali, crea delle problematiche sulla persona, su se stesso, sulle relazioni con gli altri, e nelle relazioni con gli altri si passa dal
duale ad arrivare fino alla famiglia e alla società stessa. Noi con la Fondazione Exodus abbiamo vari progetti, abbiamo un progetto anche legato alle scuole, alla prevenzione, al disagio anche legato proprio alla dispersione scolastica, a dove vanno a finire i ragazzi difficili. Cioè abbiamo veramente tanti progetti e spesso e volentieri in questo ci sentiamo anche un po' soli. Non è facile, la società di oggi è complessissima, sono tanti gli aspetti, però se si riuscisse a fare una rete importante con il sanitario, con il sociale, l'educativo e con il politico, si riuscirebbe in qualche modo forse a trovare una soluzione. La soluzione è togliere il malessere, non inasprire le pene, piuttosto che in qualche modo creare degli articoli ulteriori solo per alcuni aspetti, perché secondo noi il problema non è questo. Per quanto riguarda il carcere, noi prendiamo tante persone in affidamento terapeutico e io spesso vado anche in carcere a fare i colloqui, e quello che si evince tantissimo, cosa che è stata anche segnalata, è che nelle carceri ci sono sempre più persone che hanno problemi di tossicodipendenza. Il carcere non aiuta, spesso molti giovani entrano in carcere e praticamente vanno a lenire ulteriormente sia e a incattivirsi e vanno a lenire se stessi e non riescono a trovare un'altra soluzione se non quella di incattivirsi e di trovare delle soluzioni antisociali per poter andare avanti. Abbiamo tantissimi ragazzi che finiscono bene il percorso, anche molti stranieri. E spesso e volentieri quando finiscono bene il percorso per problematiche legate al permesso di soggiorno, a rientrare nella società, a poter avere un lavoro, una casa, a poter avere una identità, si riperdono nei vecchi meccanismi, quindi la situazione è abbastanza complessa. Il benessere di una comunità sociale si misura sulla capacità di prendersi cura delle sue componenti. Noi dovremmo trovare un modo per prenderci cura delle giovani generazioni soprattutto. Questo non vuol dire che non ci debbano essere delle leggi che devono ovviamente rispondere a tutti i casi e a tutte le esigenze, ma in questo momento queste due proposte secondo me non aiutano. Il focus di Exodus è questo, prendersi cura delle persone. Noi cerchiamo di fare questo ogni giorno come possiamo. Un'altra riflessione sulle carceri è che spesso in un giro di poco tempo sono sempre gli stessi gli abitanti che poi girano tra le carceri. Su Milano ce ne sono 5 di case circondariali e praticamente spesso e volentieri sono sempre gli stessi che escono e poi rientrano in un vortice da cui non si trova soluzione differente se non qualcuno che gli dia una mano ad uscire e a cambiare veramente. Noi parliamo di presa di cura e di un cambiamento che è continuativo, che è in itinere, dove una prima parte si cerca di farla nei nostri percorsi e dove si cerca di dare degli strumenti interiori che vadano a sostituire quelli esterni, perché di solito spesso e volentieri dalle relazioni, dai colloqui che noi facciamo con gli ospiti delle case, scopriamo che le sostanze sono state usate come uso terapeutico, come cura. E oggi come oggi tra le varie dipendenze ci sono gli psicofarmaci che vengono usati tra le altre cose in modo inappropriato, pensando che ci si possa curare. Quindi se il lavoro viene fatto sulla persona e su una parte più interiore e gli si dà degli strumenti diversi, sicuramente non si ricade nei vecchi meccanismi in una dipendenza esterna.
se si riesce a lavorare sul benessere di tutti in questo modo e su una vera presa di cura, probabilmente in futuro, utopicamente, non avremo bisogno di alcune di queste leggi. Per quanto riguarda il nostro lavoro, noi lavoriamo, siamo ritornati anche a lavorare in prevenzione, ci stiamo reinventando in oratori, le ruote di Exodus sono qualcosa di molto semplice, ma che ancora funziona, come lo sport, i laboratori di arte terapia, di autobiografia. Stiamo cercando di lavorare molto su cosa vuol dire formarsi come persone. Spesso e volentieri ai nostri ragazzi chiediamo: cosa volevi fare da grande? Che cosa ti rende veramente felice? Ribadisco, può sembrare che esca un po' dagli schemi o da quello che è la richiesta di oggi, ma in realtà veramente poi non è così. Bisognerebbe trovare un altro modo per risolvere la complessità della società di oggi. Siamo un po' interdetti sull'abolizione del 5 bis e dei comma 5 bis e 5 ter, perché in entrambe le proposte praticamente vengono abrogate, e in realtà erano delle proposte che davano comunque una possibilità riparatoria e di aiuto con la messa alla prova, quei lavori di pubblica utilità che comunque noi diamo la possibilità nelle nostre comunità di effettuare anche per chi non fa un percorso residenziale in comunità. E spesso e volentieri alcune di queste messe alla prova sono state la possibilità di scegliere altro, scegliere anche poi dei percorsi differenti di psicoterapia, dei percorsi comunitari. Quindi abrogare i due comma praticamente è come una controtendenza che non è accettabile in questo momento, secondo il nostro punto di vista, secondo quello che noi facciamo oggi, perché in realtà di richieste di messa alla prova e di lavori di pubblica utilità negli ultimi anni ce ne sono arrivate tantissime, e molte hanno anche funzionato in questa modalità esterna, quindi senza un percorso totalmente residenziale in comunità. Se ha concluso, dottoressa, o se vuole... Sì, se ci sono delle domande. A conclusione? Ah, ecco, perfetto, sì. Allora, se lei ha concluso il suo, diciamo, intervento, chiederei ai colleghi che stanno seguendo l'audizione se c'è qualcuno tra loro che vuole intervenire. Mi pare che non ci siano interventi da parte dei colleghi. E allora niente, io a questo punto ringrazio la nostra audita, la dottoressa Maglio, responsabile e rappresentante di Exodus Milano. Abbiamo seguito con attenzione la sua relazione. Le ricordo che qualora volesse potrà ovviamente integrarla con dei contributi scritti che potrà inviare alla segreteria della Commissione di Giustizia. La saluto e la ringrazio per la sua disponibilità, e quindi la saluto e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie a tutti e arrivederci. Buonasera a tutti quanti. Grazie.